Ciao a tutti, sono Andrea e questo è il primo video del canale ufficiale in cui vedremo insieme l'attrezzatura che porto in viaggio nelle borse. Allora, quando parlo di borse, di cosa parlo? Parlo delle borse laterali che ho quasi sempre montate, in più quando ho tanta roba da portarmi dietro ho questa borsa che leggo dietro. È una borsa stagna, vi consiglio l'utilizzo di borse stagne soprattutto in previsione della pioggia. Questa è una borsa North Face, vi consiglio di prenderla non tanto grande e insomma in commercio ne trovate di tutti i tipi e tutti i modelli. Oltre alle borse laterali ho sempre con me questo zainetto che è particolare perché contiene una sacca idrica che ho preso a Decathlon a un prezzo ragionevole. Contiene 2 litri d'acqua e soprattutto in estate è una cosa che ho imparato a portarmi dietro spesso perché mi permette di bere mentre viaggio e di non dovermi fermare tutte le volte, togliere il casco e quant'altro. Quindi consigliatissimo l'utilizzo di queste sacche. Dentro lo zainetto inoltre ho una tasca che ha 5 litri di capienza e ci metto dentro di solito tutta l'attrezzatura per la parte video, quindi macchina fotografica, GoPro, eventuali attacchi della GoPro. Poi tutto ciò che ho all'interno delle borse riguardo a abbigliamento e tutte le robe che mi porto per quando vado fuori la metto sempre dentro queste borse interne per non stare tutte le volte a smontare le valigie. Sono delle borse, anche queste prese da Decathlon, a un costo veramente irrisorio, capacità 20 litri, ve lo consiglio perché per un discorso di praticità. Poi veniamo alla parte attrezzatura tra virgolette tecnica. Cosa mi porto per eventuali danni, eventuali forature? Allora, sicuramente un kit per le forature. Questo è un kit della OJ che contiene la parte per la rimozione di eventuali corpi che hanno forato la gomma e tutta la parte bombolette di CO2 per rigonfiare la gomma. È un kit che costa intorno ai 30 euro, ci sono tantissime marche che lo fanno, Givi, OJ e tante altre che potete trovare su Amazon e vi consiglio sempre di averlo dietro. Non è mai capitato di forare, però diciamo che prevenire è meglio di curare. Poi una parte legata a attrezzi, quindi chiavi, quindi brugole, quindi un paio di pinze che ci possono servire quando ovviamente abbiamo dei danni, dei piccoli danni e possiamo fare una riparazione sul momento. Importante, mi porto sempre dietro anche delle fascette, degli elastici per riparazioni improvvisate. Oltre a questo ho sempre con me anche un kit di pronto soccorso per ogni evenienza, non è qui con me però anche questi sono kit già pronti in cui troviamo delle varie attrezzature e per esempio su Givi, io ho quello di Givi. Poi cosa porto sempre con me? Porto tutto ciò che mi serve in caso di pioggia e freddo. Soprattutto quando si parte d'estate e non si prevede che faccia freddo, in realtà è successo anche quando siamo stati sulle Alpi che il freddo l'abbiamo trovato e soprattutto la pioggia. Quindi cosa ho sempre con me? Un paracollo che l'ultima volta me lo sono dimenticato e ho patito un sacco di freddo. E ho sempre con me un qualcosa anti pioggia, in particolare sto testando tanti prodotti, questo è quello con cui sto viaggiando ultimamente, è la Nano Rain di Tuhan Urbano, che è una tuta intera molto molto compatta e abbastanza resistente alla pioggia. In più, negli ultimi viaggi ho imparato sempre a portarmi due paia di guanti, perché due paia, un paio ce l'ho addosso e un paio li tengo di riserva in caso si insuppassero completamente. Poi, parte legata invece a realizzazione di contenuti, sia per il canale sia per uso mio, per piacere mio personale e per professione. Cosa porto sempre con me? GoPro, in questo caso la Hero 7, con accessori e attrezzatura che vedremo in un altro video, nel prossimo video. Per quanto riguarda velocemente gli accessori che ho sempre con me, ho una staffa per il casco, la pettorina, l'aggancio per il manubrio per le riprese frontali e un pole.
Oltre alla GoPro ho anche sempre dietro una macchina fotografica, a volte la reflex, a volte compatte per un discorso di spazio, e tutti caricabatterie, memorie, tutta la parte legata ovviamente alla gestione di tutti i dispositivi la porto in questa borsa e tengo tutto qua dentro, almeno lo trovo subito. Inoltre un'altra cosa che ho imparato viaggiando negli ultimi anni è portarsi sempre dietro una spina tripla, che chiaramente quando abbiamo tanti device da ricaricare ci dà la possibilità di fare tutto contemporaneamente. Allora, come organizzo tutta questa cosa? Ovviamente cerco di avere il tutto più organizzato possibile, quindi borse, borsine, tutto organizzato per avere tutto a portata di mano. E in particolare cosa vi consiglio? Vi consiglio la parte dell'antipioggia, di averla subito a portata di mano, vi consiglio il giubbotto antifrangente, di averlo subito a portata di mano in caso di emergenze. Questa è una cosa fondamentale che vi dico di portare indietro. In Italia non credo che sia obbligatorio come in macchina, però in altri paesi tipo la Francia è assolutamente obbligatorio e ci vuole. Quindi tutto il resto invece come lo distribuisco? Lo distribuisco in modo da avere le masse centrate, quindi stessa quantità di peso sulla borsa destra, stessa quantità di peso sulla borsa sinistra. E ovviamente se mi porto il borsone, soprattutto quando andiamo in campeggio, la tenda, il materassino, cerco di mettere tanto carico dietro in modo da avere meno peso sulle borse. Concludiamo questo primo video dicendo che tutto quello che abbiamo visto adesso sarà riportato nei vari articoli sul blog, che vi invito a seguire, Motorbike Days, e vi invito a seguire tutti i canali che vi lasciamo sotto in descrizione, Instagram, Facebook, e ovviamente vi invito a iscrivervi al canale per seguire i prossimi video.